Buongiorno, sì, sono stesa sul letto, tipo in versione di me super stanca, c'è l'aspirapolvere che mio madre sta passando, quindi probabilmente si sentirà casino, ma non fa niente. Oggi è martedì, ho perso il conto dei giorni del reading vlog, per cui non so più a che giorno sono arrivata. Comunque ho quasi finito il secondo volume di Nevernight, Codegrave, I Grandi Giochi e voglio piangere, e oppure di iniziare il terzo, perché visto che nel terzo tutti, ma proprio tutti, piangono. Darkdown, Jay, voglio morire. Comunque, sono stata 2 giorni in Puglia, quindi non vi faccio vedere granché, magari vi metto solo un paio di foto perché nei prossimi giorni uscirà un traveling vlog apposito che sarà molto 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 più breve di quello di Parigi, don't worry. E nada, vi siamo tutti. Buongiorno, dodicesimo giorno di reading vlog, sono allo stesso punto del decimo giorno, sì! Questo perché ieri mi sono messa a editare i video che ho registrato per YouTube in questi giorni e metterli online dato che sono in partenza. Infatti adesso farò anche un traveling vlog per il punto in cui sono diretta, che non vi dico qual è, lo scoprirete o su Instagram se mi seguite lì oppure grazie al traveling vlog che posterò prima o poi. E per cui ho dovuto preparare un po' tutto, editare i video, metterli online. Quindi niente, ricomincerò a leggere Nevernight da oggi, anche perché ho portato il Kindle con me in vacanza, quindi lo leggerò assolutamente. Nel frattempo volevo dirvi anche che sullo shop online di Never Jewels ci sono delle novità, perché abbiamo questi piccoli portachiavi che ho fatto a tema Akotar. Se la fotocamera mette a fuoco, A Court of Thrones and Roses, Cover Mist and Fury and A Court of Wings and Ruin. Metti a fuoco, ho messo a fuoco. Quindi ci sono questi piccoli portachiavi che vendo, sono ovviamente in edizione limitata, quindi accorrete velocemente se volete acquistarli, sono al link che vi lascerò qui sotto del negozio, oppure che potete trovare sul mio profilo Instagram andando al link in bio. E nada, quindi spero che vi piacciono, che l'idea di questi tre portachiavi vi sia piaciuta. Io vi aspetto lì per acquistarli tutti, tutti, tutti. E niente, ho sonno. Adesso parto, vado a leggere Nevernight, quindi ci sentiamo più tardi. Ma buon salve a tutti! Comunque qui nel bel mezzo del cammin di nostra vita, alla non so più quale giornata di questo reading vlog, sono qui per dirvi che finalmente ho finito il secondo volume di Nevernight. Sono troppo felice per questa cosa e tipo, cioè, ho ancora il Kindle qui perché l'ho finito adesso. Sono tipo super felice perché è bellissimo, però è stato un finale di merda. Cioè, meno male che i libri escono tutti e tre insieme perché ho pensato, se non uscivano tutti e tre insieme, le povere persone che avevano poi il secondo volume e non avevano il terzo morivano, cioè, subito. Non ce la posso fare, ragazzi. Mi sento male. E bene, è finito con la riesumazione di un personaggio che tutti noi credevamo morto e che io personalmente amavo da morire, che ora dobbiamo capire se sarà buono, se sarà cattivo, se di cosa è diventato, perché non lo sappiamo. Ho letto appena il primo capitolo del terzo libro di Nevernight, quindi Codegrave e Alba Oscura in italiano, ed è tipo già una cosa fighissima. Cioè, io non vedo l'ora di andare avanti perché io devo andare avanti, sono con quest'ansia allucinante e nada. Posso dirvi che oggi è 28-29 agosto. Sono persa. Volevo dirvelo, volevo, ma non ho calendari e quindi dovrei vedere tipo qui sul telefono, però. No? Dove esce qui? Oggi è? Boh, sarebbe bello sapere la data. Oggi è 30, io pensavo che fosse 28, invece è 30, con i bellissimi libri qui dietro che mi guardano. Ebbene sì, oggi è 30, quindi ho finito il secondo volume di Nevernight, comincerò il terzo e molto bene.
Ne approfitto per darvi un piccolo aggiornamento riguardo a come usciranno i vari articoli riguardo Nevernight tra blog e YouTube. Allora, il 3 settembre uscirà sul blog la recensione di Nevernight, mai dimenticare. Il 5 settembre uscirà sul blog la recensione di Nevernight, i grandi giochi. Il 7 settembre uscirà sempre sul blog la recensione di... Non mi viene come si chiama, Nevernight Alba Oscura. Poi su YouTube uscirà il reading vlog la prima settimana di ottobre, per cui in realtà io lo sto dicendo, ma questa cosa uscirà, questo video uscirà dopo, ma dettagli. I primi di ottobre uscirà questo video, quindi il reading vlog di Nevernight, e poi il secondo martedì di ottobre uscirà una recensione che credo proprio sarà con spoiler perché ho bisogno di parlare su Nevernight. Farò una recensione più BookTok, quindi farò una recensione senza spoiler prima e poi a un certo punto annuncerò da questo momento iniziano gli spoiler, così chi non ha letto Nevernight chiude, chi ha letto Nevernight sclera con me. E nada, quindi questo splendido reading vlog a letto ancora dalle 9 di stamattina, sono le 3 e vado a leggere Nevernight. Comunque, oggi è 3 settembre, sono appena stata in libreria e cosa ho fatto? Ovviamente ho speso i miei 60 euro, stavo per dire quotidiani, ma che quotidiani non sono, che poi c'erano gli sconti, quindi li ho pagati anche meno, e ho preso Nevernight! Io sono tipo troppo felice, infatti adesso devo finire di leggere Darkdown e lo leggerò dal cartaceo perché... E ora ve lo faccio vedere, sono troppo felice. Sì, voi direte un controsenso, in pigiama però è truccata. Già, perché sono appena tornata dalla libreria e ero tipo, stavo morendo e ho deciso quindi di mettermi il pigiama, però avevo bisogno di parlarvi di Nevernight perché sì, sto leggendo l'ultimo volume, Alba Oscura Dark Dawn, e nel frattempo oggi è 3 settembre ed è uscita la trilogia in libreria e sono tipo super felice di questa cosa. Non sono nella mia solita postazione, come vedete, questa era la postazione che utilizzavo all'inizio quando ho aperto il canale YouTube. Però in questo momento mettermi lì e fare tutto era tipo troppo complicato, quindi ho detto ok, mi metto qui, non fa niente per una volta, tanto un reading vlog, ormai questo reading vlog mi avete visto ovunque, a letto, a mare, in piscina, dappertutto, quindi no problem, e direi che possiamo cominciare perché io devo farvi vedere questi libri stupendi. È il primo volume di Nevernight, mai dimenticare, io vi giuro che mi sento male, cioè io lo guardo questa meraviglia e mi sento male, cioè sento di poter morire tipo adesso, non credo di riuscire ad avere una vita felice dopo, cioè, morendo, sono dead, morta, adios, est un plaisir, ci vediamo l'anno prossimo, parce que... No, vi giuro, cioè ragazzi è stupendo, oltre al fatto, allora parliamo di questo. Cioè di questo, ma di che dobbiamo parlare? È bellissimo. Parliamo del sole qui che è tipo fantastico. Poi vi farò vedere alla fine. Il sole fa un gioco nei 3 volumi molto carino. E come vedete i colori principali di tutti e 3 i libri sono il rosso, il giallo e il blu. E io tipo adoro. Poi all'interno facciamo questa cosa, book porn. Apriamo. Brava Jo, proprio così. Apriamo e vi faccio vedere che esce. Io non sono capace di fare queste cose. Questa è la copertina. Cioè, ma di che dobbiamo parlare? Ma di che parliamo? Di che parliamo? Io, ragazzi, adoro. Cioè, c'è la mappa di Never. È stupenda. Cioè, è meravigliosa. E questo invece è il libro con il corvo. Vedete, contro luce si vede meglio. Che richiama appunto la copertina principale e io tipo grazie zio Jay, ti amo anch'io, per non parlare dell'interno poi che è così e io tipo oh, sbavo, è meraviglioso, è fantastico, io sono innamorata di Neve, cioè io sono innamorata, lo rileggerò da capo ovviamente, ma io sono innamorata, questo è proprio book porn, proprio super book porn. Secondo volume della trilogia di Nevernight, che è
I grandi giochi è che è praticamente la versione italiana di God's Grave, che io, cioè, tipo, adoro. Ho finito di leggerlo un paio di giorni fa in digitale, sempre grazie a Oscar Wilde, che tra l'altro ringrazio perché grazie a lei sto vivendo questo magico mondo, sto vivendo tutto questo e sto tipo guardando, cioè, tutto questo è grazie a Oscar Wilde che mi ha inviato i PDF che ho letto, che ho recensito, che sono online sul blog, che poi c'è da fare, viene da piangere per tutto questo. E quindi io li amo, grazie Oscar Wilde, siete grandi. Allora, vogliamo parlare di Nevernight, i grandi giochi, oltre alla lupa che è tipo meravigliosa, cioè tipo è fantastica. Ha cominciato a piovere, quindi ora si sentirà tutto bene. Molto bene, si sentirà la pioggia, vabbè, non fa niente, tanto questo video è già trash de suo. E c'è tipo tutta la costina blu, che tra l'altro è il mio colore preferito, infatti io adoro questo libro. Come il primo libro, Nevernight, mai dimenticare, ha anche questo, i tre colori blu, rosso e giallo. Come vedete qui il sole è un po' più su rispetto al primo libro. Vedrete alla fine, vi farò vedere l'effetto, è tipo fighissimo. Ci sono questi tre soli che sono sempre presenti nella trilogia di Nevernight. Sono un punto fondamentale, io amo, cioè adoro. E vi faccio vedere l'interno, che vabbè è come il primo. Il gioco riuscirà nell'impresa. Allora, questa è la mappa, che ovviamente è diversa dalla mappa del primo libro. E poi, oltre alla mappa, abbiamo la lupa, che è bellissima, Eclissi in tutto il suo splendore. Io adoro Eclissi e Messer Cortese, cioè li amo proprio. Qui c'è anche il corvo, e questo sto tentando di capire cosa si chiama, non lo so, non lo so. E poi qui c'è il gatto, Messer Cortese, che spunta. Niente, io adoro, cioè è fantastico, vi giuro. Sono troppo troppo felice che Oscar Wilde abbia portato questa meraviglia in Italia, perché è veramente una meraviglia. Oltre al fatto che, se non sbaglio, dovrebbe avere anche delle mappe interne. Giù dici una cosa giusta o dici una stronzata? Dici una... No, dici una cosa giusta anche delle mappe interne, tipo questa. Quindi, raga, è stupendo, 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 stupendo. Questa è la pagina all'interno e, boh, cioè, fenomenale, fenomenale. Io adoro. Ultimo libro, Nevernight, Alba Oscura, Dark Dawn, che è anche quello più grosso ed enorme, ed è quello che sto leggendo io in questo momento. Qui abbiamo il colore del giallo, ma anche qui i colori predominanti sono il giallo, il blu e il rosso. Come vedete qui il sole è ancora più su, dopo ve li faccio vedere vicini, ma è veramente un gioco stupendo che io ho adorato. Qui, come vi ho detto, il colore predominante è il giallo, quindi ora se lo apriamo, tadà, esce il giallo. E poi vi faccio vedere, come al solito, la mappa, che anche qui è, scusate, devo aprirvela, è diversa da quella precedente, perché le mappe sono tutte diverse. Spero di aver inquadrato bene perché non vedo, quindi non so cosa ho inquadrato. E poi qui c'è Messer Cortese, eccolo, questo è il gatto Messer Cortese, che vedete anche sulla copertina. Come vedete, alla fine riprende la copertina ed è tipo stupendo, cioè meraviglioso. Questo è il risultato finale delle tre copertine. Come vedete, il sole del primo libro che poi sale e continua a salire. E io adoro questo gioco che l'Oscar Wilde ha deciso di fare con i tre soli, veramente è stupendo. Detto questo, io vi ho fatto vedere queste tre magnificenze. Vale la pena acquistarle? Sì, vi ricordo che se le acquistate nel primo mese di uscita, anche se questo video uscirà dopo, quindi forse è inutile che lo dica, però lo dico lo stesso. Se acquistate nel primo mese di uscita le nuove uscite alla Feltrinelli, quindi se acquistate entro il 3 ottobre, Nevernight alla Feltrinelli, avrete il 15% di sconto, perché è una novità ed è una novità che va acquistata. Quindi correte, grazie. Dopo questo enorme book porn io mi sto a sentire male, quindi ora vado a finire di leggere Dark Dawn, Amore della mamma, vieni da me. E niente, è stato un piacere, il reading vlog continua.
signor con la pinzetta in testa perché, ebbene sì, ho finito Darkdown. Ho pianto tutte le lacrime che potevo piangere, sono sconvolta, felice, triste, scombussolata. Non so neanche io più che cosa provo. Sono felice per Mia e Ashlyn per come è finita la loro storia. Sono triste per Trick, sono arrabbiata un sacco per come J. Christoph ha trattato tanti personaggi che io amavo e non lo so, non so che cosa dire. E cioè, raga, vi giuro, io sconvolta, non so che dire. Allora, questo video enorme diviso in due parti finisce qui. Io sono felicissima di aver passato questo tempo con voi, di aver sclerato con voi durante questo reading vlog. Vi ringrazio per essere stati insieme a me. Non so cosa dire. Tra qualche settimana uscirà su YouTube la recensione con spoiler di Nevernight, quindi continuate a seguirmi, ad essere attivi, perché così potete seguire tutto. Detto questo, io vi abbandono e nada. Come al solito vi dico, mettete un like se il video vi è piaciuto, condividete, commentate, inviate il video ai vostri amici, parenti, genitori, madri, figli, padri, gatti, elefanti, topi, serpenti e l'aquila reale. Io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!